Salve cari, come state? Tutto bene? Sì, spero proprio di sì. Allora, sono qui per l'ultimo video di chiacchiere letterarie del mese di marzo. I libri di cui parlerò sono tre, e come al solito iniziamo con gli ebook, uno solo, perché così chiudiamo Watson e lo lasciamo a riposare, come al solito. Allora, l'ebook da cui iniziamo è questo. Si chiama Here Be Monsters ed è un'antologia di storie horror, scritto da diversi autori. Hanno come, diciamo, tema storie che hanno a che fare con le creature dell'orrore classico, insomma, fantasmi, vampiri, eccetera, eccetera. Ho scaricato quest'antologia dal Kindle Store per il costo di 89 centesimi. Mi metto il link sotto come al solito, nel caso qualcuno di voi dotato di Kindle voglia acquistarlo a sua volta. Allora, l'ho comprata essenzialmente perché una delle autrici in questione è Sam Raimi, l'autrice di The 19 Dragons, che come sapete ho apprezzato veramente veramente molto. Mi sono trovata di fronte a degli autori che mi hanno sorpreso in certi momenti. La maggior parte delle storie sono veramente, veramente, veramente molto, molto belle. Di tutte, devo dire che soltanto due non mi hanno particolarmente colpito. La storia di Sam Raimi, secondo me, è una delle migliori. È terrificante nel suo essere estremamente semplice ed estremamente inquietante proprio. Cioè, è proprio una storia inquietante, una storia estremamente violenta, non violenta nel senso di violenza effettiva, c'è una scena di violenza effettiva, però è proprio l'atmosfera che la rende estremamente cruda. Tra le altre, che devo, diciamo, a cui devo dare nota, c'è la prima che si chiama Blackmail, quindi ricatto, che ci regala una figura di un vampiro molto particolare. Un'altra bellissima, Blackmail di M.T. Murphy, che è una scrittrice che non ho mai sentito. Non avevo sentito nessuna di queste scrittrici, onestamente, prima di prendere questa antologia. Un'altra bellissima è Figs di Jeremy C. Shipps. Figs sarebbero gli aghi di pino, credo. Non saprei come tradurlo in realtà. E un'altra meravigliosa è Periphery People di Sarah Reinke. O Renki, non saprei, quindi persone periferiche. Questa è veramente molto molto inquietante. Figs mi ha ricordato uno di quei corti horror che a volte passano su MTV la notte di Halloween. Non so se qualcuno l'ha mai guardata la Horror Night di MTV. Io qualche volta la guardavo giusto a tempo perso e mi ricorda una di quelle storie che potrebbero apparire lì. È una raccolta veramente molto bella. Io sto guardando l'indice naturalmente perché non mi ricordo tutte le storie a memoria. Secondo me è una raccolta veramente, veramente molto, molto, molto bella. È in inglese naturalmente, però l'inglese è molto semplice: tutti i racconti, nessun racconto ha particolare difficoltà dal punto di vista dell'inglese. Secondo me sono veramente, veramente belle. Io mi sono piaciute quasi tutte, vi ho detto soltanto due, una non mi ha colpito per niente, due, altre due diciamo che sono secondo me sotto le altre, però veramente sono molto belle tutte quante, io vi consiglio assolutamente questa antologia, poi costa 89 centesimi, voglio dire, però 89 centesimi lo potete anche fare, no? Quindi questa era Here Be Monsters, dico poco naturalmente perché insomma, essendo tutti racconti di autori diversi, ogni racconto andrebbe spiegato nello specifico e non mi sembra proprio il caso, scusatemi, la tosse. Ok, bene, abbiamo finito con gli ebook, possiamo spegnere Watson. Allora, il libro successivo è questo, Camere separate di Pier Vittorio Tondelli, questo edito Tascabili Bompiani, costa 9,90 euro, non so se si legge, credo di no. Vabbè, allora è un romanzo molto triste, non mi viene un altro termine per definirlo. Il tutto ruota intorno ad un uomo che si chiama Leo,
che 2 anni prima ha perso il suo compagno Thomas per una malattia. E tutto il libro è una serie di riflessioni sul tema del lutto, ma anche sulla vita di Leo e sulle sue esperienze. In certi punti veramente avevo un magone che voi non potete capire, veramente ero molto giù mentre leggevo questo libro. In certi punti veramente ti abbatte particolarmente, è molto triste, è molto sofferto, è molto bello, però onestamente, ecco, se siete persone molto 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 sensibili, che sentite tanto quello che leggete, non saprei se consigliarvelo perché fa veramente molto molto male. E sono contenta di averlo letto perché naturalmente mi ha dato qualcosa. Però ecco, non è un libro che rileggerei perché non credo di potercela fare a leggere di nuovo una storia così densa e così sofferta e così dolorosa. Quindi io è un bellissimo libro e lo consiglio, però ecco, vedete un po' il vostro vissuto, i vostri sentimenti e tutto quanto. È un libro molto personale, quindi, perché tocca temi molto drammatici, il lutto, la perdita della persona che si ama. Poi c'è tutta una discussione sulla storia d'amore di questi due uomini ed era pieno di rimpianti, pieno di occasioni sprecate, veramente molto triste. Tristissimo, veramente. Se siete persone appunto molto 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 sensibili, magari ci pensate 2 volte. Secondo me è un romanzo che va letto perché è molto molto bello, però ecco, io onestamente non so se lo consiglierei a qualcuno perché non riuscirei a consigliare una cosa così dolorosa a qualcuno. Io quando regalo un libro voglio regalare qualcosa di bello e di magari non necessariamente di allegro, però ecco, non una cosa che so potrebbe arrecare sofferenza alla persona che riceve il regalo. Ecco, questo io non lo regalerei. Però è molto molto bello e sono stata contenta di averlo letto perché appunto mi ha dato qualcosa. Allora, sull'ultimo libro penso che ci dovremmo stare un pochettino perché le cose da dire sono un po'. Allora, il libro in questione è Il Grande Inverno di George R. R. Martin, no, George R. R. Martin, diciamo la pronuncia un po' figa. Questo è edito Oscar Mondadori e costa 10 euro. Mi stavo strozzando, vedi, perché ho detto male il nome di Martin. Martin si sta vendicando, strozzandomi, oltre che ad accoppare tutti i miei personaggi preferiti. Le pagine sono 420, non vi ho fatto vedere quella di Camere Separate perché vabbè. Allora, questo è uno dei libri delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Per i profani delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco occorre fare una spiegazione molto breve su come la nostra adorata Mondadori gestisce questa saga. Allora, le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco sono un fantasy epico, sullo stile, insomma, Signore degli Anelli, quel genere di epicità. In inglese sono usciti 5 volumi: A Game of Thrones, A Clash of Kings, A Storm of Swords, A Feast for Crows e A Dance with Dragons, che è uscito l'anno scorso. Non vi traduco i titoli, penso che si capiscano. Vabbè, il trono, il gioco del trono, lo scontro dei re, Tempesta di spade, la festa dei corvi, il banchetto dei corvi, mi sembra che sia tradotto in italiano, e la danza dei draghi, una danza con i draghi. Purtroppo, i diritti di questa saga sono stati presi dalla Mondadori. La Mondadori, che è, cioè, fatta veramente di genio del marketing, spezza ogni volume, perché sono dei bei tomi, questo va detto, in 2 o 3 libri. Quindi, per esempio, il primo, il secondo e il quarto sono divisi in 2, il terzo e il quinto sono divisi in 3. E del quinto mi sembra che sia stata pubblicata solamente la prima parte. Ora voi capite che invece di comprarti 5 volumi, tu sei costretto a comprartene 13 e ognuno di questi costa 10 euro. Cioè, praticamente ladri legalizzati. In più,
più mi dicono dalla regia, mi dice gente che legge la saga in originale, il traduttore, tale Sergio Altieri, di castronerie ce ne mette parecchie. Allora, questo, Il Grande Inverno, è la seconda parte del primo volume di A Game of Thrones. Io ho letto Game of Thrones l'estate scorsa e non mi aveva entusiasmato tantissimo. La seconda parte, devo dire, è decisamente meglio. Principalmente perché succedono cose. Invece nel primo volume mi sembrava che si andasse avanti per pagine e pagine senza che ci fosse realmente niente di fondamentale. Qui, devo dire, le cose che succedono sono tante e non sono piacevoli. Adesso, questa saga è sulla bocca di tutti perché c'è stata la serie della HBO. Domani inizia la seconda stagione, che mi sembra riguardi la prima parte di A Clash of Kings, se non erro. Mi hanno detto sempre dalla regia, sempre gente che ne sa a pacchi più di me. Allora, io ammetto che la saga effettivamente è molto valida, è molto interessante. Intriga perché non è un fantasy tradizionale, è un fantasy senza magia quasi, fantasy dove dominano gli intrighi politici, le alleanze, proprio, cioè, non è un fantasy fantasy, è più che altro un fantasy politico in un certo senso. Io però, ammetto, non riesco a sentire particolare trasporto per questa saga, cioè non mi viene voglia di correre in librerie e di comprarmi gli altri, per esempio. Non sono riuscita particolarmente ad affezionarmi a nessun personaggio. E non mi è parso che. Cioè, no, a me non ha entusiasmato a livelli estremi. Riconosco il valore della saga e sicuramente la continuerò anche perché ho gli altri libri su Watson, quindi siamo a posto. A tempo perso sicuramente li leggerò. Però ecco, non è diventata una delle mie saghe preferite, cioè non la metterei allo stesso livello di, che so, Il Signore degli Anelli, perché Il Signore degli Anelli sta lì nell'Olimpo e da lì non ci arriverà mai niente a superarlo. Martin sì, è un bravo scrittore e riesce a tessere delle belle trame, però su di me non fanno particolare presa, non saprei spiegare il perché. Forse c'è una cosa che mi dà fondamentalmente fastidio del modo in cui è scritta questa saga, è il fatto che sia scritto alternando continuamente punti di vista, cioè ogni capitolo è scritto da un punto di vista di un personaggio diverso. E a me questa cosa dà veramente i nervi, cioè io non lo sopporto. È una cosa che detesto. Non mi piace la narrazione che si alterna continuamente tra miliardi di personaggi. In questo caso sono pochi, quindi riesci a seguire. Però a me dà fastidio non riuscire a seguire la vicenda di un personaggio tutta in maniera lineare. A me piacciono i fantasy, non i fantasy, tutti i libri che abbiano un punto di vista, due punti di vista, ok. Però quando sono quattro o cinque, vedi che la storia diventa sempre più complicata e a volte, secondo me, un narratore esterno o un unico punto di vista metterebbero tutto più in prospettiva e la renderebbero anche, secondo me, più agile in certi casi. Questo caso, secondo me, assolutamente sì, perché tipo, cioè, io non capisco l'utilità dei punti di vista di Sansa. Cioè, qualcuno mi spieghi perché? Perché Sansa deve parlare, per esempio, non parla Rob? Ecco, io avrei pagato per avere i punti di vista di Rob, e invece no. Dobbiamo tenerci Sansa, che ci diletta con le sue chiacchiere infinite su quanto è bello Joffrey, su quanto è buono Joffrey, su quanto è buono Joffrey, sulle ballate, su queste cavolate che veramente, cioè, dopo un po' veramente ti viene voglia di prenderla e di sbatterla al muro, cioè veramente a sassate proprio. Ecco, anche quelli di Bran, cioè dopo i primi due o tre, cioè quando succedeva la cosa nel volume precedente, poi basta, cioè non è che ci sia tutta st'utilità nei discorsi di sto ragazzino. Non lo so, a me i punti di vista diversi non piacciono proprio. Non me li riesco a far piacere proprio per principio, non è proprio un mio problema. È un tipo di scrittura che a me non piace. Però, ecco, continuerò a leggere di tanto in tanto questa saga, anche perché, come ho detto, ho i libri su Watson e quindi siamo tranquilli da quel punto di vista. Non sono riuscita a trovare il terzo in italiano, impaginato decentemente, quindi ce l'ho in inglese, quindi potrò anche dire
se è meglio in inglese, magari è la traduzione che fa veramente schifo. Mi hanno detto sempre dalla regia, perché io non ho termine di paragone, che insomma, che non fa niente per migliorare la situazione. Vedremo se nei volumi successivi le cose miglioreranno o no. Se magari questa cosa dei punti di vista mi darà così fastidio che non riuscirò più a continuare, non lo so. Io comunque, insomma, se vi piace il fantasy, se volete provare un fantasy diverso, magari appunto se non siete tanto amanti del fantasy tradizionale, potete effettivamente dare un'occhiata a questa saga. Il primo volume è Il Trono di Spade. Adesso però hanno ripubblicato il primo volume, che si chiama appunto Il Trono di Spade, tutto intero, quindi Il Trono di Spade e Il Grande Inverno. E c'è Sean Bean sulla copertina. Non vi potete sbagliare con Sean Bean. Boromir, il mio Boromir. Boromir sarà sempre uno dei miei personaggi preferiti in assoluto della storia della letteratura. Ecco, Sean Bean è particolarmente bravo a morire. Cioè, ormai in tutti i film, che fa se non muore? Cioè, sembra che se la prendano. Vabbè. Comunque, questo è quanto. Mi sono sbrigata molto presto per i miei tempi soliti. Vabbè, non avevo tanto da dire, si vede. Beh, fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, se avete intenzione di comprare Kirby Monsters sul Kindle Store, io vi consiglierei di farlo perché è veramente una bella antologia. E ci vediamo prossimamente, quindi ciao!